Lasciare spazio ai temi e gettare acqua sul fuoco delle polemiche, il candidato sindaco del centrodestra Biceglie Gianni Casella non vuole controbattere alle accuse che hanno infiammato la campagna elettorale negli ultimi giorni. Io non sto pensando assolutamente a chi sta presentando una campagna elettorale fatta di veleni, di provocazioni, di offese. Io sto invece pensando alla presenza del senatore Azzolini, del presidente Azzolini, della Commissione Bilancio del Senato. Per me è una grande forza, un grande riferimento, perché significa dare risposte sul territorio, avere concretezza, avere giustezza di ciò che si vuole fare e di ciò che si vuole dare. A chi sale sui palchi e infiamma la campagna elettorale lo lascio fare agli altri. Non scenderemo a queste provocazioni, anche perché la nostra priorità è il territorio, la nostra città, i problemi della nostra città, e chi oggi invece urla per dare giustizia non so a che cosa, forse dovrebbe rendere giustizia a se stesso. Ad accompagnare il candidato sindaco Casella e il senatore ed ex sindaco di Molfetta Antonio Azzollini, appena confermato presidente della Commissione Bilancio al Senato, che ha spiegato come sia importante e fondamentale per gli enti locali fare sistema in un momento di crisi generale. Ritengo che è un processo di integrazione quello che propongo e che Gianni porta avanti con estrema condizione. Integrazione di due economie, di due colture, Molfetta e Biceglie, che possono dare maggior soddisfazione ai bisogni del territorio. Nasce di qui questa campagna elettorale che vede non tanto il sostegno quanto, lo ribadisco, un feeling profondo, politico, personale ed umano che a mio avviso è necessario in questo momento di crisi per andare in avanti nei nostri territori.